sono piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltano quando siete, ti stanno addosso quando bevi. Habibi, 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 Habibi. Ehi, 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 asper, scherzo, esco, sterzo, alzo, prezzo, fresco, boom, senza baggio, io non riesco, torno, presto, accendo, boom. Sì, ci sta. Nell'armadio ma vestiti bene. Din, che cazzo è Din? No, frate, la scarsone. Anche go, 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 via. Cucci in fotocamera e controlli se sei rotta, sei una frottola, una chiacchiera, non fa nulla. Charlie è uno dei producer più forti del momento. E non è solo un producer, perché quello che fa è molto di più. Lo considero un architetto della musica, l'architetto della hit. Io lavoro molto sulla fantasia e sono molto astratto, però ho sempre bisogno di qualcuno che mi organizzi le idee e che faccia un po' di ordine. A volte ci impuntiamo e ci diciamo no, entro stanotte, entro le 4, entro le 5, entro le 6 del mattino dobbiamo chiudere sto pezzo. Ecco, lui ha questo potere di concludere e concretizzare. Però è divertentissimo fare le repate così, Charlie, tu non puoi capire. Non so se a te succede con i beat quando fai un certo beat. Boh. Ecco, io provo la stessa sensazione. È troppo divertente. Io sono Antonio, mi occupo della comunicazione, marketing e direzione artistica degli artisti. Io e Gali ci siamo conosciuti esattamente 3 anni fa, grazie a Charlie Charles, in un locale vicino alle colonne a Milano, in centro. Credo che Gali sia la persona più talentosa che abbia mai conosciuto. Ha il potere di assimilare tutto. Tu gli dici una cosa e lui il giorno dopo la rende una canzone. Io mi diverto a stare in studio con lui, proprio perché mi piace vedere come realizza le canzoni. A volte la povertà ti buca il divano, a volte devo stare con la nuca a riparo. Non dice mai io ho fatto, non dice mai sono stato, non dice mai sono riuscito a fare. In ogni intervista da quando è uscito l'album, e non è una cosa strategica, è una cosa che è sua, ha sempre detto abbiamo fatto disco d'oro e il nostro intento è, siamo riusciti a fare dei record. E questo credo che sia un vantaggio incredibile. Sto ha la possibilità di essere anche un esempio per molti altri ragazzi che vogliono fare quello che noi stiamo facendo adesso. Credo che siamo dei buoni esempi. Il nostro intento non è quello di far vedere quanto siamo riusciti a guadagnare grazie a questa cosa qui, perché non è quello il messaggio. Il messaggio è un altro, è quello di dire anche se si è avuto una vita difficile, anche se le persone ti hanno detto che tu non ce la puoi fare, non ce la farai mai, c'è sempre una seconda possibilità, una possibilità di vivere in modo diverso. Ma io sono una persona che ama molto il calcio e se Stoke fosse una squadra di calcio sicuramente sarebbe l'Arsenal di Wenger del 2003, 2004, 2005. Quell'Arsenal che fece una serie di partite imbattuta. Se Gali fosse un calciatore di quella squadra sarebbe sicuramente Henry. Johnny Marsiglia sarebbe Bergkamp, Capoplaza sarebbe Fabregas. First time I heard of Gali,
I was in Switzerland, and one of my friends, he said, oh, listen to this guy. He's Italian, but he makes very good music. So I was like, I don't know about Italian and making good rap music. I'm not sure, because I've never heard before, like, good rap Italian. Maybe it's the language. I was very surprised when I heard the song was Dem Dem. Questi parlano di parco, ma non hanno mai giocato lì. Yeah, I heard that song and it just got stuck in my head, just like replaying it and playing it and playing it. I decided to make a video or something, and then I posted it. And Gali must have said, I think, thank you or something, or my bro or something. We knew each other, and he was telling me about his life, about his family, his dad, his mom, how he made it with music. And yes, that's how we started to like go forward with our work. Ho conosciuto Noisy quando un giorno su Instagram improvvisamente mi scrissero un sacco di ragazzi con cognome albanese dicendomi: Noisy ha pubblicato il tuo video, Noisy ha pubblicato il tuo video, non gli rispondi. E quando è venuto a Milano siamo stati anche in studio assieme e ho subito capito che si poteva fare qualcosa. In giro, ovunque, qualsiasi albanese riusciva a riconoscermi dopo quell'incontro. In Albania Noisy è veramente visto come un re. È molto rispettato, è circondato da belle persone e un bel team. Hanno un concetto di fratellanza molto forte e in questo mi ci rivedo. Ciao, sono Ahmed, manager di Gali. Io e Gali ci siamo conosciuti più o meno un anno e mezzo fa. Inizialmente ero scettico sul lavorare con lui perché non avevo come obiettivo quello di lavorare con un rapper. Poi attraverso amicizie comuni abbiamo parlato una sera intera, c'è stato subito un ottimo feeling che neanche mai avrei immaginato comunque di avere con lui. Tant'è che io ho lasciato il mio vecchio lavoro per dedicarmi completamente a lui e al progetto Sto Records insieme a tutto il resto del team che abbiamo messo in piedi insieme. Il modo che ho di lavorare con Gali non è solo sulla musica o il business, ma anche su di lui come persona. Cercando di stimolarlo giorno per giorno a raggiungere i traguardi che ha sempre sognato e che magari sogniamo tutti quanti noi del team assieme. Il grandissimo pregio di Gali, da quando lavoriamo assieme, che ogni volta mi stupisce sempre, è la sua creatività. Non è mai scontato, molto spesso sembra distratto, ma alla fine è come se vivesse nel suo mondo, lavorasse continuamente e poi tirasse fuori delle idee fighissime che poi si sono comunque ritrovate nelle sue canzoni, nel suo album. Un difetto è che ogni tanto si scoraggia facilmente ed è sempre in ritardo. Sempre. Credo di essere stato l'unico artista italiano di seconda generazione con genitori tunisini ad aver sfruttato l'opportunità di lavorare con una multinazionale come la Vodafone in modo diverso, cioè lasciando un contenuto importante. Perché in quel video che ogni giorno guardano milioni di persone in TV ci sono facce di diverse etnie con in sottofondo parole che oggi possono risultare scomode per alcuni. In passato ho avuto problemi più grandi, ma ci sono stati anche degli episodi discriminatori nei miei confronti. E oggi penso di aver risposto in modo intelligente a tutte queste persone. Perché in quel video dico: quando mi dicono vai a casa, rispondo sono già qua. Io TVB, cara Italia, sei la mia dolce metà, non fare così. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. E la mia musica e l'esposizione che oggi abbiamo non è solo un potere come molti possono pensare, ma prima di tutto una responsabilità, perché là fuori ci sono milioni di ragazzini pronti a idolatrarti e a seguire quello che dici. Soprattutto in una fase adolescenziale in cui sei più fragile e prendi come religione quello che il tuo cantante preferito dice. Voglio utilizzare la mia popolarità per dirti che non sei l'unico ad aver paura, che non sei l'unico a non saper cosa vuoi fare nella vita, a non saper cosa rispondere a certe persone, perché ci sono passato anch'io. E se questo vuol dire essere venduto, io lo vorrei essere per sempre. Oh, quando mi dico da casa, oh, rispondo sono già qua.